Siamo con mister Ammirata, la sua Vibonese oggi ha perso 2-1 al Barassi contro il Pomigliano. Allora mister, una sconfitta dopo tanti risultati utili consecutivi. Sì, una sconfitta che non ci voleva perché interrompe il nostro cammino positivo di una serie di risultati importanti che ci hanno permesso di uscire dalla zona rossa, cioè dall'ultimo posto e giocarcela con tutte le altre squadre che lottano per i play-out. Oggi abbiamo incontrato una buona squadra, lo sapevamo che non era molto facile, però eravamo convinti di poter fare un risultato positivo anche perché la squadra era nelle condizioni di poterlo fare. Non mi è piaciuto l'approccio del primo tempo nei confronti della squadra avversaria, dove sicuramente ha giocato meglio di noi ed ha avuto delle buone opportunità, ha fatto due gol, poi abbiamo fatto gol sul calcio di punizione. Nel secondo tempo ritengo che invece la mia squadra abbia giocato molto meglio rispetto al primo tempo, abbiamo avuto delle ottime opportunità per poter far gol ma non le abbiamo concretizzate. Tutto sommato probabilmente il risultato di parità sarebbe stato il risultato più giusto, ma quello che conta nel gioco del calcio sono gli episodi. Oggi il Pomigliano ha avuto gli episodi migliori rispetto a noi. Ok, grazie mister, in bocca al lupo. Siamo con mister Biagioseno dopo la vittoria del suo Pomigliano per 2-1 ai danni della Vibonese. Allora mister, una vittoria fondamentale in chiave salvezza. Sì, una vittoria fondamentale, una partita importantissima per la classifica e per noi, dopo che venivamo da una sconfitta non meritata ad Agropoli. Anche oggi abbiamo fatto il possibile per complicarci la vita, non dal punto di vista del gioco, dobbiamo essere un po' più cinici sotto porta, perché creare tanto e poi rischiare fino alla fine con un gol di vantaggio non mi sembra giusto per questi ragazzi che anche oggi hanno fatto una grande prestazione, insomma. È sembrata un po' una partita simile a quella di due settimane fa contro l'Interreggio, anche in quel caso il Pomigliano non chiuse la partita nel primo tempo e poi nel secondo tempo per poco l'Interreggio non pareggiò, ecco. Sì, siamo un gruppo giovane, quindi pecchiamo molte volte nel non chiudere le gare e poi rischiare fino alla fine. Anche se meritiamo al 100% di vincerla, insomma.